Bentrovati nella cucina di Casa Paturzo, con me e con le mie ricette come sempre facili e gustose. Quest'oggi per voi una dolce puntata, perché realizzeremo insieme due dolci. Faremo le zeppole di San Giuseppe al forno, così sono un tantino più salutari, ci sentiamo un pochino meno in colpa, e faremo dei cupcakes mimosa. Per decorare le mie zeppole io ho scelto un prodotto di una mia carissima amica Adriana, che mi ha regalato queste bellissime amarene fatte in casa. Realizziamo insieme le zeppole di San Giuseppe. Partiamo dalla pasta choux ed ecco gli ingredienti. Ci serviranno 250 ml d'acqua, 4 uova, 40 g di burro, 150 g di farina e un pizzico di sale. La prima cosa da fare è andare a versare l'acqua in un tegame e andarci a sciogliere dentro il burro sul fuoco. Sicuramente un'occhio attento avrà notato qualcosa di più bello nella mia cucina, infatti c'è il nuovo piano cottura che ho acquistato dal mio sponsor Interhouse Arredamenti. Portiamo ad ebollizione e poi andiamo ad aggiungere la farina. L'acqua bolle, quindi abbassiamo un pochino la fiamma, andiamo ad unire la farina. E un pizzico di sale. E rimettiamo per pochissimo tempo sul fuoco, fino a quando l'impasto non si staccherà dalla pentolino. Ecco pronto, guardate, vedete? Si stacca dal pentolino. Adesso lo lasciamo un attimo intiepidire e poi andremo ad aggiungere le uova una alla volta. Una volta intiepidito l'impasto, io l'ho anche trasferito in una ciotola di vetro per farlo intiepidire, andiamo ad unire le uova una per volta. Dovranno incorporarsi bene. Il nostro impasto è pronto, ora andiamo a trasferire in una sacca poche. Ho già preriscaldato il forno a 200 gradi statico e ora vado a riempire la sacca poche con l'impasto e a fare la forma delle nostre zeppole. Formiamo dei cerchi lasciandoli leggermente aperti al centro. Se le farete belle grandicelle, da questa dose ne usciranno circa 5, magari anche 6. Andiamo ad infornare, dovranno cuocere per circa 20-25 minuti. Mm.
Mentre la pasta choux va in forno, andiamo a preparare la crema pasticcera. Come prima cosa prendiamo il latte e lo andiamo a riscaldare un pochino in microonde per un minuto e mezzo. Adesso prendiamo 3 tuorli, mettiamo in un pentolino. Versiamo dentro lo zucchero e l'amido di mais. Cominciamo a mescolare. Poco alla volta aggiungiamo il latte, poco per volta, in modo che non faremo formare dei grumi e verrà bella liscia. Adesso andiamo a cuocere la nostra crema. Ecco le nostre zeppole, sono venute davvero bene. A fine cottura aprite un po' il forno e lasciate raffreddare per almeno 15 minuti. Ora le andiamo a decorare, togliamo la pellicola dalla crema pasticcera, andiamo a mettere nella sacca à poche. E cominciamo la nostra decorazione. Per ultimare la decorazione delle nostre zeppole San Giuseppe ci vuole il tocco di classe, diciamo la ciliegina sulla torta. Andiamo a mettere delle buonissime amarene che mi ha regalato la mia amica Adriana, le ha fatte in casa, pensate quanto è brava. Una leggera spolverata di zucchero a velo. E le nostre zeppole sono pronte per essere servite e gustate. Ed ecco impiattata la nostra zeppola di San Giuseppe al forno fatta in casa. Zeppole di San Giuseppe. Per la pasta choux vi serviranno 150 g di farina, 4 uova intere, 250 ml d'acqua, 40 g di burro e un pizzico di sale. Per la crema pasticcera avete bisogno di 500 ml di latte, 3 tuorli, 120 g di zucchero, 50 g di amido di mais. Interhouse, progettazione su misura, finanziamenti rateali, preventivi gratuiti. Interhouse Arredamenti, design e qualità al miglior prezzo.
We can find a place, hold me till the dawn. A million miles away, yeah, I'm already gone. Just wanna be late now. Non preoccuparti, Difesa Incidenti Stradali è al tuo fianco per aiutarti ad affrontare tutte le conseguenze di un incidente. Chiamaci e ti faremo ottenere il risarcimento di tutti i danni materiali, fisici e morali. Telefona al numero 800-760-760 oppure visita il sito difesaincidentistradali.it. Prepariamo adesso insieme i cupcake mimosa, un'idea davvero carina per rendere omaggio a tutte le donne, ma non soltanto alla festa della donna, tutto l'anno, ricordatevi. Per fare l'impasto dei cupcake abbiamo bisogno di 140 g di farina, 2 uova, 80 g di zucchero, 60 g di olio di semi, mezza bustina di lievito per dolci, un po' di colorante giallo e 4 cucchiai di sciroppo d'ananas. Poi ci servirà un limone andare a grattugiare. Per fare poi la crema interna dei nostri cupcake abbiamo bisogno di crema pasticcera, io ho preso quella che abbiamo utilizzato prima, un po' di panna da andare a montare, quindi deve essere bella fredda, e dell'ananas a fette da tagliare a tocchetti piccolini. Iniziamo la preparazione dei cupcake partendo dallo zucchero che andiamo a sbattere con le uova. Aggiungiamo a filo anche l'olio. Ed aggiungiamo poco per volta la farina. Uniamo anche lo sciroppo d'ananas, sono 4 cucchiai più o meno. Adesso uniamo giusto un goccio di colorante giallo per dare quel colore tipico della mimosa, ma se non lo gradite potete anche evitarlo, non c'è bisogno di metterlo per forza. Uniamo anche il lievito per dolci. Setacciamo sempre il lievito, è una raccomandazione. Una bella grattugiata di scorza di limone che aumenterà il profumo del nostro dolce. E andiamo a unire il tutto mescolando lentamente. Semplicissimo, l'impasto è pronto e lo possiamo trasferire nei pirottini. Mi raccomando, attenzione in questa fase perché i pirottini vanno riempiti per i 3/4.
I nostri cupcake sono pronti per andare in forno per circa 15-20 minuti a 180 gradi preriscaldato, ventilato. Mentre cuociono i cupcakes in forno, andiamo a preparare la farcia interna. Abbiamo già preso della crema pasticcera, ora andiamo a montare la panna per dolci, bella fredda per montare bene. Sono circa 4 cucchiai di panna e adesso uniamo la crema pasticcera alla panna con un cucchiaio a mano. Pronta la nostra farcia, la andiamo a riporre in frigo. Adesso prendiamo l'ananas a fette e tagliamola a tocchetti. Tutto è pronto e possiamo procedere per la creazione del nostro cupcake mimosa. La prima cosa da fare è prendere il cupcake, toglierlo dal pirottino, eccolo qui, e con un coltellino dobbiamo fare un taglio al centro in maniera delicata e svuotare. Procediamo con tutti gli altri cupcakes lasciandone almeno un paio da parte. Adesso con la farcia andiamo a riempire i nostri cupcake, cercando di formare anche una cupoletta sulla parte superiore. Infiliamo dentro un po' di pezzettini d'ananas. Sono già belli così, a dire il vero, però non è ancora finita. Ora prendiamo la parte interna che abbiamo messo da parte, più un altro cupcake, e sbricioliamo il tutto. E adesso andiamo a fare la nostra mimosa. Guardate che carino, sembra davvero una mimosa. Una spolverata di zucchero a velo leggera leggera.
ed eccoli pronti. Questa ricetta è davvero graziosa. Io ringrazio Vale che me l'ha fornita dal blog Deliziose Tentazioni di Vale. Per i cupcakes mimosa abbiamo bisogno di 2 uova, 80 g di zucchero, 60 g di olio di semi, 4 cucchiai di sciroppo d'ananas, 140 g di farina, mezza bustina di lievito per dolci, buccia di limone grattugiata e colorante giallo. Per la farcia ci serviranno 7 cucchiai di crema pasticcera, 4 cucchiai di panna montata e ananas sciroppata a tocchetti. Ed ecco a voi le dolci creazioni di quest'oggi. Io spero che vi siano piaciute e vi ricordo sempre che le potete trovare sulla pagina Facebook ed Instagram La Cucina di Casa Paturzo. Arrivederci alla prossima puntata!